a tutti amici di Tecno Android, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino Asus ZenPad 10, tablet combinato lanciato da Asus che può diventare in un attimo un computer assolutamente completo. Qui c'è la video anteprima, perdonatemi. Il tablet può essere attaccato e staccato tramite un meccanismo magnetico e il supporto non viene incluso nella confezione di acquisto, è assolutamente opzionale. Andando a dare un'occhiata alle specifiche di Asus ZenPad 10, abbiamo uno schermo con risoluzione purtroppo non Full HD e VGA e per quanto riguarda i pollici sono ovviamente 10 come il nome richiama. Per l'hardware invece abbiamo un processore quad core 64 bit e 2 GB di RAM. La memoria ROM invece parte da 8, poi c'è il formato da 16 e anche quello da 32. Android Lollipop arriva in versione 5.0 preinstallata già sul prodotto. Nel momento in cui si decide, io ritorno su questa perché è molto interessante, di acquistare la tastiera a parte, non si tratta semplicemente di un supporto per la tastiera, ma di una audio dock molto molto interessante, organizzata, creata proprio direttamente da DTS HD, specificata anche nella creazione dell'audio, nella sistemazione dell'audio dei dispositivi invece di HTC. Da abbinare all'Asus ZenPad 10 c'è anche l'Asus Z Stylus, una penna per poter gestire il tablet dalla sensibilità incredibile, batteria fino a 150 ore di durata, quindi autonomia molto molto elevata e materiali veramente molto interessanti e tutto alluminio. La sensibilità è veramente incredibile e c'è la possibilità di gestire veramente in qualsiasi modo il dispositivo. Io ve lo faccio rivedere, fotocamera posteriore da 5 megapixel e invece quella frontale da 2 megapixel. Perfetto amici di Tecno Android, io vi ringrazio per aver assistito alla video preview e ci vediamo poi alla recensione completa.